Quando ero piccolino, una delle domande che mi facevano spesso era: qual è la tua macchina preferita e se tu volevi fare il pilota? Allora, il pilota no, lo faccio di passione, ma sicuramente la mia macchina preferita, ho sempre risposto, quel giorno che riuscirò a costruirne una, quella sarà la mia macchina preferita. Azzom è un'azienda che nasce nel 2007, nasce per fare soprattutto quello che è il settore bespoke del campo automotive. Da quello poi si è trasformata, abbiamo iniziato anche noi a fare delle personalizzazioni di automobili, dei progetti speciali, abbiamo collaborato con tante one-off e quindi era venuto il momento giusto per fare una one-off nostra con il marchio cofano Azzom. Da qui nasce l'idea di fare Azzom Palladium. Questa volta con Palladium cerchiamo di riassumere tutta l'esperienza che abbiamo maturato in quasi 15 anni di attività per creare un'autovettura unica, dalle caratteristiche veramente particolari. Quando Marcello è venuto da noi con la sua idea, abbiamo subito capito che sarebbe stata una sfida molto bella e affascinante, ma allo stesso tempo difficile. Disegnare un'auto di queste proporzioni nel settore del lusso non era mai stato fatto prima. L'idea di definire l'auto con poche linee è stato subito la nostra chiave di lettura per realizzare un oggetto elegante ed essenziale, facilmente capibile da tutti e allo stesso tempo particolare e forte a livello visivo anche a distanza. Azzom Palladium vuole lanciare il concetto di un all-terrain luxury sedan. Deve essere un mezzo che può andare su tutti i terreni, deve avere un telaio sicuramente robusto, deve avere delle sospensioni ad aria che permettono quindi una grande comodità sull'asfalto, ma anche una grande escursione e possibilità di andare su percorsi off-road. Deve essere sicuramente un mezzo 4x4 con la possibilità di disaccoppiare solo sull'asse posteriore la trazione, ma deve avere anche le ridotte, perché su alcuni terreni accidentati queste ridotte assolutamente servono. È un po' quello che manca oggi nel mondo dei SUV, quindi i SUV sono dei mezzi assolutamente trasversali, ma a volte non danno questa capacità di off-road estremo e non danno una capacità di presenza scenica come solo le grandi berline del passato possono dare. Per realizzare la carrozzeria della vettura abbiamo deciso di utilizzare delle tecniche artigianali e delle tecniche innovative, cercando il giusto compromesso. Abbiamo utilizzato la battitura in lastra, un processo artigianale arriva dalla carrozzeria tipica degli anni 20 e degli anni 30, dove gli artigiani battevano direttamente le forme della vettura su degli stampi in legno, unita invece a delle lavorazioni molto più tecniche e tecnologiche come lo stampaggio di alcuni particolari in fibra di carbonio. Per eludere le grandi dimensioni della vettura abbiamo utilizzato delle strategie diverse nel design, usando del bicolore, sicuramente per alleggerire la pesantezza della fiancata vista la mole della vettura, ma anche dei punti di luce, mettendo qua e là delle cromature, dei dettagli, come fossero dei gioielli che attirassero l'attenzione. Abbiamo lavorato molto sulle proporzioni del posteriore, perché era molto difficile trovare lo stile di una coupé su un veicolo che in realtà era molto più simile a una massa di un SUV. L'anteriore è molto potente, sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista funzionale. Ogni
apertura è stata pensata per raffreddare il potente motore che sta all'interno, ma l'abbiamo trattata come anche qui fosse un gioiello. La calandra in una vettura è sempre una delle parti più importanti, perché rappresenta il brand e rappresenta anche l'identità stessa della vettura. In questo caso abbiamo deciso che dovesse essere qualcosa di fresco, futurista e allo stesso tempo elegante. Quindi abbiamo dovuto trattare materiali e colori e retroilluminarla non tanto come vezzo estetico, ma proprio come punto di riferimento, anche per chi ci vedesse dallo specchietto retrovisore. È la prima volta come Azzom che usciamo con una macchina con il marchio cofano nostro, quindi entriamo nella vera produzione. È un progetto che è stato completamente finanziato dal nostro interno, quindi la numero uno è pronta per essere svelata tra pochissimo al pubblico, ma la produzione vuole essere un qualcosa anche di imprenditoriale. Palladium sarà replicato in 10 esemplari per tutto il mondo, con la possibilità di una personalizzazione praticamente di tutto, estrema, e soprattutto sugli interni, soprattutto nella zona posteriore, ogni cliente avrà la possibilità, come sul proprio yacht, di scegliere il layout che preferisce. Abbiamo creato un team di lavoro veramente perfetto. Da una parte la parte di design con lo studio Kamal, Alessandro Camorali ha firmato la firma di questo design esterno dell'auto, mentre l'interno è stata una bellissima collaborazione tra Aznom, tra la nostra società e appunto lo studio Kamal, per andare a creare il layout perfetto per questo interno di questa automobile. Del team di sviluppo della vettura fa parte anche Monza Garage, che è un'azienda del nostro gruppo e si occupa nello specifico di preparazioni motori e autovetture racing. Insieme a loro abbiamo studiato le caratteristiche del motore, che è stato profondamente rivisto per avere delle potenze specifiche molto elevate. Il cliente quindi potrà scegliere non solo la parte estetica della propria vettura, le finiture, i colori, ma anche il carattere del motore. Quindi giocando con le mappature possiamo aumentare la potenza della vettura, quindi far esprimere il motore più liberamente, donando un carattere più racing alla vettura. Anche l'interno è veramente un insieme di tanti particolari e di tanti accessori, quindi abbiamo dalla parte del mobile bar alla parte dei mobiletti estraibili, dove ci sono un po' tutti gli accessori che ci servono per il nostro viaggio, e tutto un insieme invece di oggetti, di fregi che sono fresati dall'alluminio e dal pieno. Il bow window è una parte particolare di Azzom Palladium, perché rifacendosi sempre le auto anni 60, anni 70 americane, c'era questo particolare importante sullo Lincoln Town Car di questo oblò, questo ovale, che era un po' un privacy window per il passeggero che sedeva sui posti posteriori. L'abbiamo voluto ricreare in una chiave molto più moderna ed è tutto incorniciato in questa zona di alluminio fresata dal pieno che riprende la scritta Palladium. Abbiamo posto attenzione particolare su tanti dettagli, sui mobiletti, sulle aperture, sulle animazioni dell'auto, perché volevamo che non fosse solo un oggetto statico, ma che si potesse vivere e avere delle sorprese. Chiunque utilizzerà quest'auto dovrà sentirsi come a casa, in movimento e sempre con tantissima eleganza. Azzom si è occupata del color and trim, quindi della scelta di tutti i materiali, che ha sicuramente stata una parte molto piacevole di questo lavoro. Si è occupata anche di quello che è la gestione generale di tutta la produzione, quindi da seguire gli artigiani che sono a Torino, patria vera dell'automobilismo italiano, delle vecchie carrozzerie, fino ad arrivare sui fornitori nostri del Made in Brianza per tutta la parte di selatura, di pelletteria e di legni. I materiali degli interni sono la pelle, che rivestirà praticamente tutto l'interno della vettura. Alcune parti sono realizzate in legno. Abbiamo la possibilità di utilizzare una selezione di legni pressoché infinita e grazie ai nostri artigiani possiamo rivestire qualsiasi dettaglio degli interni per giocare sulla matericità, sulle finiture e per rendere veramente l'interno unico e prezioso. Il nome Palladium
ha una duplice veste. Da una parte quella italiana di Palladio, quindi costruttore di grandi ville e di palazzi importanti, e in questo caso si tratta di un'auto di 6 metri con una griglia anteriore molto importante, ci siamo un po' rifatti a quelli che erano i colonnati di queste ville venete. E dall'altra parte la preziosità del materiale. Palladio oggi è uno dei materiali più in voga, viene utilizzato nell'alta orologeria e nell'alta gioielleria, è un materiale, un metallo molto raro, ma che ha questa colorazione eccezionale a cui ci siamo ispirati per l'interno. A proposito di Palladio, un orologio one-off è stato fatto per questa vettura, è stato realizzato il design e i meccanismi, tutto il nostro interno. Particolarità di questo orologio è quando è all'interno del veicolo è l'orologio per auto, ma l'orologio è estraibile e poi è un tocco per ricordarsi della propria automobile e viene posizionato sulla propria scrivania di ufficio, di casa o della propria barca e va a ricreare un po' quello che è un soprammobile che va a ricordare i momenti piacevoli passati a bordo. Tra le nuove tecnologie che abbiamo utilizzato su questo progetto c'è sicuramente il VR, la realtà virtuale. Ci siamo aiutati molto per trovare le proporzioni giuste del veicolo senza poter fare una versione in scala 1:1 reale, e attraverso queste tecnologie siamo riusciti lo stesso a verificare le proporzioni e gli andamenti di ogni dettaglio che più dovevamo curare all'interno della scena. Il motore della vettura è un 5007 V8 biturbo e anche in questo caso il cliente potrà intervenire per scegliere le caratteristiche del proprio motore. In questo caso la vettura sviluppa circa 700 cavalli, possiamo salire ancora con la potenza e quindi rendere la vettura più sportiva. Quindi il cliente che volesse avere maggiore potenza potrà decidere di giocare con le mappature, magari in combinazione con gli interni, scegliendo dei materiali più racing, magari una fibra di carbonio al posto del legno, e avere delle colorazioni magari più aggressive.